Ciao e bentornati a uno sfavillante canale Anessa Superstar, preferiti nel mese di gennaio, uno dei mesi più lunghi della mia vita. Ma prima, sigla! Io non ho una sigla, potrei improvvisarla, ma te la risparmio. Preferiti nel mese di gennaio, preferito random. Ti racconto l'antefatto. Mi imbatto tramite il profilo Instagram di Trash Italiano e tra parentesi sappi che io navigo pochissimo sui social, pochissimo. Quel giorno io decido di dedicare il mio tempo a Instagram. Mi imbatto in un post condiviso da Trash Italiano che riporta un comunicato stampa ufficiale della redazione di Amici di Maria De Filippi. Leggo questo comunicato stampa e mi viene da ridere perché dico: ma chi l'ha scritta questa cosa? Ma come è scritto? Da lì comincio a approfondire due temi enormi. Uno, gli schemi comunicativi delle trasmissioni di Maria De Filippi, se come ne parliamo, da una parte geniali, da una parte efficaci, però se facciamo un passo indietro sono pericolosissimi. Quindi, uno, gli schemi di comunicazione di Maria De Filippi e tutti gli schemi attanziali riconducibili al modo di comunicare di Maria De Filippi e nelle sue trasmissioni. Due, Luca Jurman. Chi è Luca Jurman? È lui che è diventato il mio eroe nazionale del mese di gennaio. Ma eroe nazionale nel senso che ho voglia di non dire proprio niente e dirti: senti, vattene a guardare i video di Luca Jurman, per favore. Se non fosse altro che Luca Jurman mi ha tolto l'enorme peso che portavo sulle spalle, per cui ecco, sono un po' ingobbita. Pensavo di essere io ad aver sviluppato dei problemi cognitivi di ascolto e di comprensione del messaggio, nel senso che ci sono canzoni di giovani italiani che senti che bella questa canzone e io non capisco una singola parola. Ok, è un quarto d'ora che questo canta. Cosa ha detto? Finalmente qualcuno che dice che questo autotune sia un abominio, cioè fa schifo, ragazzi, rovina le canzoni. Amo, se non sai cantare, cambia mestiere. Ma io voglio fare il performer. No, per carità, tu puoi fare quello che vuoi, il problema è che magari una poi vuole seguire quello che stai dicendo. Pensavo di essere io, guarda, essermi rimbecillita, cosa probabilissima, che infatti ho ottenuto come unica motivazione nella scarsa comprensione delle canzoni. No, 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 a quanto pare sì, no, cioè non si capisce. Mi imbatto in Luca Jurman, ti dicevo, perché leggo quel comunicato stampa scritto in modo, ma non era scritto per tutti, era scritto per il pubblico di Maria De Filippi, perché obiettivamente avremmo un problema se così non fosse, ma niente, mi imbatto in questo meraviglioso mondo di Luca Jurman, che è un ex docente, ma stiamo parlando veramente tipo di tanti anni fa, di Amici, quando ancora Amici era bello. Io non guardo più Amici da tanti anni, prima io ero appassionatissimo, ormai sinceramente è diventato molto noioso, molto ripetitivo, quindi non lo guardo da anni, ogni tanto do una possibilità, nel senso dai, no, non mi piace più, così come non guardo neanche più X Factor, e prima io ero una fan, veramente mi piacevano tantissimo. Luca Jurman parla dell'elefante nella stanza, nel senso che era palese e tangibile, però evidentemente c'era bisogno che qualcuno con autorevolezza come Luca Jurman ne parlasse, e quindi del sistema che gira attorno ai talent, evidenziando spesso e volentieri che sarebbe anche il caso di farlo. Quindi grazie Luca Jurman, non solo per avermi confermato il fatto che non sia io il problema, ma cioè io ancora capisco quello che sento, ma è proprio una questione di essendo dei talent, ci sono in gioco soldi, investimenti da parte delle famiglie per fare studiare, viaggiare, partecipare ai concorsi figli e tutto quello che ne consegue. Quindi sì, il mainstream, siamo tutti contenti che esista il mainstream, però lui parla di una cosa che si chiama meritocrazia, cosa della quale ci siamo evidentemente dimenticati. Ma non solo, amici, attenzione, ecco perché io trovo pericolosissimi alcuni schemi comunicativi applicati. Se vuoi ne parliamo, ma andiamo subito avanti. Ti consiglio di andare a dare uno sguardo ai video di Luca Jurman, sono lunghissimi, quindi se lo vuoi fare ti posso dire quando io li ascolto, perché metto le cuffiette e li ascolto, tipo quando pulisco, faccio la lavatrice, metto in ordine, ok, perché sono lunghissimi.
E come ogni video dei preferiti che si rispetti, si passa da palo in frasca. Nel preferito make-up del mese di gennaio ho ritirato fuori questo Banana Eyes di Neve Cosmetics. Neve Cosmetics mi invia le nuove collezioni. Mi è arrivata un'email con il calendario dei nuovi lanci. Ce n'è uno in particolare che se funziona. Ne parliamo dopo. Sulla carta è pazzesco. Ho ritirato fuori il Banana Eyes di Neve Cosmetics. Se Elisabetta smettesse di abbaiare a tutte le foglie che vede passare, sarebbe straordinario. Stavo utilizzando il. Eli! Ho messo un po' da parte il mascara di Huda Beauty perché il correttore con il quale ho problemi, che è quello di IT Cosmetics che ho utilizzato per anni, lo porta, se lo mangia, lo cattura, insomma, ragazzi, cioè, ho sempre sta riga qua sotto che è veramente brutta, quanto male, secondo me, non truccarsi. Ho ritirato fuori questo, mi piaceva, ma esattamente come tutti i mascara, più passa il tempo più mi piace. Lui da solo va che è una meraviglia. La cosa che mi sta piacendo molto di questo mascara è che lo strucco con una facilità estrema. Quando si recensiscono i mascara, secondo me andrebbe detto, perché vengo da un periodo prolungato di Huda, che è un po' antipatichetto da struccare, al netto del fatto che io uso un sacco di mascara. Lui, anche se faccio due, tre passate, proprio viene via. Cioè, lo porto via delicatamente dalle ciglia ed è facilissimo da struccare. Mi piace veramente tanto. Quindi l'ho messo nei preferiti perché lo sto utilizzando tantissimo. È come tutti i mascara: più diventa denso, più mi piace. Cibo preferito? Allora, io so per certo di averne già parlato perché è qualcosa che acquisto con regolarità, che è la pasta di legumi che acquisto al Lidl, che è la marca è Biori, quindi la pasta di legumi Biori che acquisto al Lidl. Ho cominciato ad acquistare questa pasta inizialmente così per provare qualche cosa di nuovo e di diverso e poi perché al supermercato, quello sotto casa mia, il famoso mini market, quello rionale, insomma, quello del quartiere, trovo soltanto quella Barilla che costa molto più del doppio e devo dire la verità. Questa Biori, che ha un prezzo veramente molto basso, secondo me è superiore a Barilla, alla pasta di legumi di Barilla, secondo me. Cioè, almeno per quanto mi riguarda, io la faccio spesso risottata la pasta, nel senso che faccio la padellata di verdure, poi aggiungo l'acqua e verso la pasta e la faccio risottare. E questa pasta Biori regge alla cottura molto meglio di Barilla, cioè della pasta di legumi Barilla. Quindi la metto tra i preferiti perché come alternativa, così per cambiare, secondo me è anche interessante. Il prezzo è assolutamente competitivo perché ti ripeto, rispetto a Barilla. Ora sto tergiversando perché c'è anche un altro brand che io ho provato e che trovo al famoso mini market sotto casa, che in questo istante non mi viene niente, niente, andiamo avanti. Capisci? Mi sono dei pesci, ho una RAM praticamente da 3210. Allora, siamo a questi livelli, ecco perché non capisco le canzoni di Madame, perché non ho RAM. Comunque, buona, 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 mi piace. Questa è quella di lenticchie rosse, mi piace anche quella di pisellini. Buona, costa poco, sazia, buona, buona. È pure allegra perché è colorata. Guarda che colore, simpatico. Serie preferita del mese di gennaio. Ho visto diverse cose, moltissimi documentari, poche serie, ma una serie che ho visto che mi è piaciuta, vista pizzichi e morsi, è stata lei. Ragazzo di Vora Universo, che ho sottovalutato per le prime due puntate. Poi
poi mi ha intrippata. Non ho ben capito il concetto del telefono rosso, a essere sincera, però allo stesso tempo non ho neanche approfondito, perché quando non capisco una cosa nelle serie mi vado a cercare su Google, ecco. Non ho approfondito, e ora che ho detto questa cosa, più tardi lo faccio, cioè approfondisco, cerco il significato del telefono rosso, perché non l'ho capito. Al di là di quanto io ormai non capisca più niente, proprio vivo in un'altra dimensione, cioè sono fisicamente tra di voi, ma le canzoni di Madame mi hanno un poco destabilizzata, perché ho detto io non capisco più niente. Ragazzo di Vero Universo è una serie ambientata in Australia. La prima puntata, ma forse anche i primi due episodi, stentano un attimo, dopodiché mi sono assuefatta e abituata all'idea che due ragazzini vivessero moltissima serenità con dei narcotrafficanti, avessero dei compagni di scuola figli di narcotrafficanti e che erano molto una dimestichezza con le sostanzine tranquilli, cioè io più o meno alle medie parlavo di M&M's, e cioè ci sono gli orecchini in omaggio, cioè che andiamoci a comprare, cioè guarda il rossetto verde che cambia colore con l'umore, no, loro parlavano di droga. Ma allora, quando mi sono abituata a questo concetto, perché mi sono più che altro assuefatta a questo concetto, ho cominciato a guardarla con un'ottica diversa, perché o nella prima o nella seconda puntata spara una supercazzola del telefono rosso, che ripeto è una cosa che io non ho approfondito, ci sarebbe da capirla. Però veramente faccio un mea culpa, non ho approfondito, l'ho presa così per com'era. Sì ragazzi, io sono una di quelle che cerca su Google mentre guarda le serie, cerco luoghi, cerco cose. Comunque, perché il ragazzo divora universo lo si comprende alla fine, perché ovviamente c'è il racconto, ovviamente con un salto temporale, della vita di questi due fratelli. Sono due ragazzi, uno più taciturno, riflessivo, osservatore, che sta un po' più sulle sue, interviene solo in casi di estrema necessità, perché in quanto osservatore comprende quando farsi vivo. Il fratello più piccolino, più esuberante, frizzante, più impulsivo, più impetuoso, che divora l'universo, cioè uno proprio affamato di universo. Si comprende il titolo, quantomeno io sono arrivata alla comprensione del titolo proprio all'ultima puntata, perché il fratello minore, quindi quello esuberante, in questi anni di disagio e sofferenza, perché racconta un periodo in cui il patrigno sparisce, viene ucciso, droga, ma proprio tranquilli, cioè loro ne parlano con la serenità veramente, tipo che hai fatto oggi a scuola? Ma sì, tutto bene, mi hanno interrogato, oh, io qua ho 2 chili di droga, dai, ma guadagneremo un sacco questo mese, incredibile, mamma però ti prego non ti drogare, no amore mio tranquillo, non c'è problema, mamma ti sei drogata? No! Io, cioè, è così, no? Quindi a me è un po' disturbato, sinceramente, ma questi sono i miei preconcetti. Lui, il fratello minore, ti dicevo, quello esuberante, assetato, ma proprio impetuoso nei riguardi di tutto, molto che si lascia coinvolgere, che si butta, proprio è pure coraggioso, fa delle cose per cui a un certo punto allinea all'universo e lo divora. Quindi la metafora finale è molto molto bella, perché nell'enorme disequilibrio di questa famiglia completamente disequilibrata, cioè succedevano cose, a un certo punto si crea un equilibrio bellissimo grazie alla fame di universo che ha questo ragazzo, il fratello minore, e all'osservazione del fratello maggiore che lo accompagna durante questa fame di universo. È una serie ambientata almeno 20 anni fa, per non dire anche 25 anni fa, in Australia, e a me quando è così piace, perché mi è piaciuto approcciare qualcosa ambientato in
in Australia perché mi ha consentito di approdare a qualcosa diverso anni luce dalla nostra società, dal nostro modo di vivere, anche passato. Quindi mi è piaciuta, la consiglio, devi soltanto superare un attimino il fatto che dei bambini invece di parlare di biciclette e figurine abbiano dimestichezza con la droga. Se hai una teoria sulla supercazzola del telefono rosso, sono tutto orecchie. Cosmetico preferito del mese di gennaio mi piace tantissimo. Ho registrato un video TikTok, lo devo editare. Senza ombra di dubbio, e la sto finendo perché ho preso un po' la mano, Eye Cream Mask di Giada. È una maschera per il contorno occhi, collagene vegetale e caffeina. La utilizzo così, proprio stesa come maschera e poi la rimuovo, oppure quando ho un po' di tempo, quindi la domenica o il sabato sera, metto su i patch a occlusione. Ma sai che mi piace tantissimo? Cioè, allora, l'ho comprata così, l'ho visto, ho detto, boh, proviamo, siccome a me piacciono i prodotti Giada, tra l'altro è un'azienda siciliana, Giada, è il mio modo per sostenere l'azienda. L'ho vista, ho detto, ma sì, dai, proviamo perché i patch mi piacevano. Di Giada, sai di cosa ti consiglio? Una maschera, vabbè, poi la compro e la faccio vedere perché c'è una maschera per capelli che fa dei capelli fantastici. Cioè, poi ne parliamo. Promesso, la ricompro perché già l'ho mostrata. Comunque, ritornando alla maschera, mi piace veramente tanto perché obiettivamente fa tutto quello che promette. Il contorno occhi risulta essere molto levigato, molto liscio, compatto, ma proprio, cioè, visivamente. Al di là del fatto che quando poi la rimuovo, magari stendo il contorno occhi proprio con i polpastrelli, lo percepisco, ma proprio visivamente si vede la differenza. Ripeto, si può tenere in posa sia così, mentre spacciandomi un pochettino, ti lavo i denti o insomma fai qualche cosina, rimane lì ferma. Oppure con i patch la devi stare un po' più ferma, cioè tipo così, non toccare niente perché tende un po' a scivolare come è normale che sia. Poi sai, dipende anche molto dai patch, quanto per esempio quelli un po' più gelatinosi in me tendono a scivolare. Però niente, dai, funziona, mi piace un sacco, veramente. C'è anche la maschera labbra, non lo so, la maschera labbra non mi attira. Forse perché io non, boh, non lo so. Però questa funziona, questa te la straconsiglio, costa sotto i 10 euro. Io l'ho trovata all'OVS, ma si trova anche online. Terminiamo questo strepitoso video con l'abbigliamento preferito del mese di gennaio. Ho ritirato fuori un cappotto. Può interessare un video shopping nel mio armadio? Spiego. A volte noi diciamo, oh, niente da mettere quando abbiamo l'armadio stracolmo. Quindi io già un paio d'anni fa ho cominciato a fare un lavoro su me stessa, sul famoso non ho niente da mettere, non è vero. E ho cominciato a fare proprio un lavoro quindi su me stessa, su questo concetto devo comprare cose a tutti i costi, e a fare una rotazione di quello che avevo nell'armadio. In realtà ho cominciato molto prima a fare questo tipo di, a impegnarmi in questo. Comunque, ho tirato fuori questo cappotto, che è un cappotto color cammello. Ogni volta che mi si vede nelle storie, ricevo sempre un sacco di domande. Dice, ma allora, questo è un cappotto che io mi sono potuta permettere di acquistare anni fa perché è un investimento, perché è un cappotto Max Mara, cammello Max Mara, c'è poco da fare. Cioè, è uno di quei modelli che te lo compri una volta e lo utilizzi per tanti anni. Tu considera che io l'altra sera, volendolo mettere in questo video, ho cercato l'anno in cui l'ho comprato. Ebbene, io questo cappotto l'ho comprato nel 2017. Siamo nel 2024, io ancora ne parlo. Ed è un cappottino così a mezza gamba, cioè mi arriva più o meno a metà coscia. Ora c'è un piccolo problema. Io l'ho fatto stringere questo cappotto perché mi stava grande. Era un peccato perché non mi piaceva proprio, mi stava troppo caduto, era troppo grande. L'ho fatto stringere. Il cappotto è un cappotto molto strutturato. Come si va? Ma si capisce? Allora, è un cappotto. No, non lo so se si capisce, comunque è un cappotto strutturato. Quindi mi sono lasciata consigliare, ho cercato e ho trovato qualcuno che lo
letteralmente smontasse, stringesse e rimontasse. Peccato che da quando è stato smontato e rimontato mi fa difetto. Mi sono un po' arrabbiata perché questo intervento per farlo stringere è costato ed è stato fatto male, quindi mi fa difetto, mi rimane, mi si apre leggermente in un punto che non è neanche. Vabbè, adesso mi fa un difetto, mi fa difetto sul davanti, me lo tengo, cioè non c'è niente da fare, nel senso che sono tornata indietro per dire scusatemi, io questo difetto qua non mi piace e mi hanno detto ok, è andata. Comunque, l'ho ritirato fuori, ne voglio parlare in questo video. Tra l'altro io non ricordo che taglia è. Da Intrend si trovano questi cappotti, sono di Max Mara, ed è una taglia la mia. Allora, aspetta un attimo, perché sono tutti i paesi del mondo, 42. È un bellissimo cappotto, ti ripeto, ce l'ho da tanti anni e continuo a utilizzarlo. Non lo lavo a casa, lo porto in tinteria. I cappotti sono l'unica cosa che io non lavo in casa. Poi tutto il resto non. Scatafotto e lavatrice e faccio partire il cappotto, però no. Peccato perché mi fa difetto, però è il capo preferito del mese di gennaio, perché mi sono imbattuta in un articolo molto bello, il cappotto cammello di Max Mara. C'è una storia bellissima, ho letto questo articolo, mi sono innamorata e ho approfondito, io ho detto io ce l'ho il cappotto color cammello, e quindi l'ho ritirato fuori, anche se mi fa difetto e mi fa difetto sul davanti, però perlomeno sono state accorciate le maniche, insomma mi stava grande rispetto a quando l'ho comprato, quindi l'ho fatto stringere. Adesso da una parte mi cade bene, dall'altra parte mi fa difetto davanti a me, questa cosa mi fa diventare pazza sinceramente. Però ho fatto bene quella volta, perché io in quel momento potevo farlo, perché è un capo che me lo sto ritrovando da anni e lo uso da anni, e mi piace sempre. Non ha niente di così particolare, ma cioè, è molto classico, ma lo continuo a utilizzare, e ogni anno quando lo ritiro fuori dico ho fatto bene a comprarlo perché me lo sto ritrovando. Proprio questo è un bel cappotto, ecco perché è nei preferiti. Peccato sempre per quella cosa, ma questo è un altro discorso. E questi erano i miei preferiti dell'infinito mese di gennaio, durato almeno 7-8 mesi. Infinito, ragazzi, io non so voi se è la mia percezione del tempo e la mia comprensione dei testi di Madame quando canta, o sono io il problema, ok? Sono io. Beh, sono io, non capisco. Anche San Giovanni, non lo capisco. Oh. È stato bellissimo stare in tua compagnia. Sigla! Io non ho una sigla. Perché continuo a dire sigla? Perché negli altri canali c'è la sigla, ho notato. Era anche un po' un mio sogno nel cassetto dire sigla. Ho anche un altro sogno nel cassetto. Lo faccio? Stop al televoto! Sì, perché la ragazzina voleva andare ad amici. A fare cosa non si sa. Però ci sarei andata. Anche a fare il pubblico mi accollavo io comunque.